Ovviamente tanto Società Libera, Vincenzo Olita, Maria Perrone per averci organizzato questa manifestazione che siamo pochi, ma è una manifestazione estremamente importante, perché non è facile dare voce a chi non ha voce. Basta guardare e sfogliare i mass media occidentali italiani, non troverete nessuna notizia di ciò che accade in queste terre, diciamo, bruciate. Noi siamo iraniani dove al potere c'è un regime dittatoriale teocratico con presidenza di Rouhani. È un uomo di apparato di sicurezza di regime iraniano. Mi intervistava Radio Radicale dicendo nuovo corso eccetera eccetera. Vi dico soltanto una cosa: durante 2 anni e qualche mese della presidenza di Rouhani in Iran hanno impiccato 2000 persone, cioè se noi andiamo a vedere una media di 3 persone al giorno. Quello che temono gli occidentali dell'ISIS, che cos'è la Repubblica Islamica in Iran? L'Iran già 30 anni fa tagliava la gola, anche qua in Europa. Anche qui a Roma il regime iraniano ha assassinato il nostro rappresentante. Per cui, se voi fate caso, dove è nato l'integralismo islamico? Non in Iran. Che cosa desidera essere l'ISIS? Non uno stato islamico. Che cos'è il regime iraniano? Come Tibet, gli Uyghur e anche Mongolia. Per tempo e piove, anche questo è stato brutto, ma comunque voglio ringraziare tutti voi che fate vedere la vostra solidarietà per il nostro popolo. E volevo dire una cosa per il popolo tibetano e il popolo Uyghur, popoli che perseguitati dal governo cinese, confronto di Parlamento europeo, comunità internazionale, è stato troppo debole, troppo silenzioso. È il momento che è arrivato prendere una responsabilità veramente per fermare quello che succede nel nostro paese. Ogni giorno minaccia, tortura, negato qualsiasi diritti di religione, diritti di parole. Così noi viviamo da oltre da 56 anni. Siamo nel 21 secolo, penso secolo che è destinato di sparire il dittatore. Non importa Cina porta soldi dovunque va, Europa o America dovunque, con i soldi macchiato dal sangue di popoli, tanti popoli che perseguitati. Da 2009 fino ad oggi abbiamo perso 145 giovani tibetani autoimmolati. Questo oltre al governo cinese deve prendere responsabilità. Perché succede questo in Tibet? Dünyanın her yerinden gelip ezilgen milletlerin avazı bulup bu seferini kıran barlı kırındaşlara rahmet avalmışın da bunu. Anne sosatın değil mi? So first of all, I would like to thank all the representatives of the oppressed people who in spite of this rainy weather come here to express their solidarity with the oppressed people around the world. Innanzitutto desidero ringraziare tutti i rappresentanti dei popoli oppressi che sono venuti qui in barba alla pioggia per difendere i diritti dei popoli oppressi in tutto il mondo. Bizni bilagi jigib bütün dünyadaki izilgen avazi yok milletler için mushundak teşkilligen sosayta ve Walita efendimge ve varlık kolluğuçlarına salam. And I would also like perché anche molti democratici della nostra democrazia finiscono per lottare solo e innanzitutto per i loro diritti democratici, quelli che di noi conoscono un po' la nostra storia,
noi abbiamo sempre innanzitutto lottato anche per i diritti dei nostri avversari quando venivano colpiti dalle antidemocrazie. Lo abbiamo fatto per tutto il Medio Oriente, per tutta la situazione Palestina, Israele, continuiamo a farlo. Non abbiamo nominato Ashraf, ma è nel nostro cuore, evidentemente da anni, come punto di riferimento. Attento ai diritti umani e ai diritti civili dei cittadini, oggi rappresentato il Parlamento europeo da un capogruppo appassionato come Verhofstadt e il presidente, ho avuto l'onore di conoscere, che è Graham Watson, da sempre attentissimo, che pone al centro i diritti dell'uomo, dell'individuo, e attentissimo alle problematiche dei diritti umani.